Buon pomeriggio, buona giornata, buon martedì 7.07, 7 luglio 2020 alle ore 12 e 24 minuti prima, quindi siamo già nel pomeriggio. Bene, parliamo di calcio e di wrestling. Parliamo di calcio, oggi inizia un nuovo turno della Serie A. Oggi due partite, se non ricordo male, Lecce-Lazio alle 19:15, 19:30, non mi ricordo bene. Importante sarà per il Lecce cercare di ottenere punti, anche se dall'altro lato c'è la Lazio che insomma, non è tanto fessa. Quindi staremo a vedere. Il Lecce ovviamente in chiave salvezza, la Lazio in chiave mantenimento della posizione Champions, chissà, sì, ci sono altre, con quella di oggi fanno 8 giornate, però tutto è possibile, la speranza è l'ultima a soccombere. È alle 21:45 il big match a San Siro, ovviamente a porte chiuse, tra Milan e Juventus. Partita che sarà possibile vederla su DAZN, su Smart TV o anche tramite app su dispositivi mobile come PC, tablet e cellulare. E poi attraverso l'offerta Sky DAZN la partita sarà visibile anche su DAZN One, ovviamente per chi ha la parabola satellitare. Bene, allora mi auguro ovviamente da tifoso milanista che i miei cari beniamini del Milan possano fare una buona partita. Beh, ovviamente dall'altro lato abbiamo la Juve, una grande squadra, ovviamente non la scopriamo adesso. Io, se devo dirla tutta, anche da tifoso, secondo me è difficile che il Milan vinca questa partita. Me la vedo più una sfida da pareggio. Speriamo almeno con gol 1-1, 2-2. Beh, la Juve vorrà cercare di fare il risultato, però è vero, il fattore campo ormai non esiste più per per questa situazione Covid delle porte chiuse. Io che sono cliente Sky. Sul digitale ho potuto vedere anche in Germania, Bundesliga, che appunto c'è squadre che magari vincono di sorpresa in esterna. Quindi, comunque, se ho appunto devo dare un mio pronostico, do un pronostico da pareggio. Ho detto spero che segnano entrambe. Bene, dopo questi quasi 4 minuti di calcio passiamo alla WWE. Un attimo che. Allora, stavo dicendo perché c'è rumore dei lavori che stanno facendo qui vicino. Parliamo di wrestling, ovviamente di WWE. Il pay per view che è stato stramodificato nel nome, che ora si chiama praticamente l'Horror Show a Extreme Rules, in inglese The Horror Show at Extreme Rules, con la puntata della scorsa notte di Raw, abbiamo avuto altri. Diciamo altri aggiornamenti sulla card, però qui vedo per esempio ecco, la sfida da Drew McIntyre e Dolph Ziggler per il titolo WWE sarà un Iron Man, quindi un match a tempo limite di 1 ora 60 minuti. Sarà interessante, è ovvio che.
chi in America o nelle altre parti del mondo guarderà il match, cioè dovranno dare spettacolo questi due performer. Speriamo che ci fanno divertire. Poi Asuka contro Sasha Banks, match singolo per il titolo femminile di Raw detenuto dalla nipponica Asuka. Bayley contro Nikki Cross per il titolo femminile di SmackDown detenuto da Bayley. Braun Strowman vs Bray Wyatt. Qui da Wiki dove vedo, sto notando che il Wyatt Swamp Fight è per il titolo universale. Ora non so se è proprio così. Io avevo saputo che non era per il titolo, comunque poi magari mi informerò. Poi i due nuovi match aggiunti nella puntata di Raw della scorsa notte sono Seth Rollins contro Rey Mysterio in un A4NA match. Ho letto il significato di questa stipulazione. Non è proprio un match che stuzzica i miei gusti. Ho letto che praticamente vince chi stacca l'occhio all'altro. Vabbè, scusate se dico questo, però vabbè, già a dirlo mi fa un po' senso. Vabbè, ma non credo che sarà proprio così. Magari con gli occhi non si scherza. Spero, dico già da ora, che magari Rey Mysterio possa vincere. E poi Apollo Crews contro MVP, match singolo per il titolo degli Stati Uniti, titolo degli Stati Uniti che è stato modificato proprio la cintura. Beh, mi piace, sì, beh, ovviamente. La classica a cui siamo abituati tutti, anche a quella era bella. Comunque, bisogna abituarsi anche alle novità. Beh, per Apollo Crews contro MVP, io c'ho un po' il pericolo che ci possa essere al fianco di MVP Bobby Lashley. Comunque, spero che Apollo Crews mantenga la cintura. Beh, allora voglio concludere il video arrivando sui 10 minuti dicendo, cari amici, ormai manca poco, oggi è già 7, lunedì prossimo e martedì prime visioni di Raw e SmackDown in italiano, forse credo già dalle puntate di questa settimana di Raw e SmackDown, vedete dove. Su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, quindi a gratis, perché ho già sentito in una diretta di un paio di giorni fa che hanno fatto arrabbiare tanto il Godzilla Luca Franchini. Io saluto i cari Luca e Michele, anche se magari non ci conosciamo di persona. Io mi auguro vivamente che questa loro nuova avventura possa durare nel tempo. Quanto tempo, come non lo so io, non lo sanno neanche loro. Sicuramente hanno lasciato una famiglia a cui erano affezionati Luca e Michele, quella di Sky. Comunque, se non vado errato, da quello che almeno ho capito da entrambi, da Luca e Michele, le puntate di Raw, SmackDown, credo anche NXT, poi saranno rese disponibili gratis on demand sulla versione gratuita di Dplay, che poi ovviamente sappiamo con la tecnologia che avanti, che galoppa a grandi passi, c'è anche l'applicazione Dplay. Quindi io vi saluto cari amici, nel ritmo del mio video magari non sono ai tempi, no? Magari dell'inverno che è uno bello, diciamo, fresco, brio, purtroppo il caldo tira giù. E comunque buon pranzo a tutti, buon proseguimento di giornata.
E forza il wrestling, il calcio, viva lo sport in generale. Mi auguro una buona partita per il Milan. E poi vi lascio con questo altro avviso. Ovviamente le prime visioni parlando di Raw e SmackDown su D-Max sono un po' proibitive alle 23:15. Comunque sono abbastanza comode la replica, la prima e unica replica in palinsesto di Raw al sabato alle 10:30 e di SmackDown la domenica alle 10:30. Poi NXT che in prima visione al mattino pomeriggio 12:30 al sabato e alla domenica, quindi doppio appuntamento, prima NXT alle 9:30, poi SmackDown alle 10:30. Bene, io concludo qui, quindi saluto a tutti e buona giornata. Ciao!